temperatura del cibo La temperatura del cibo no, è ininfluente quella. È ininfluente. Quello che il consiglio che vi do è mangiate. Noi abbiamo una regola, no? Se hai provvisori, se non lo puoi tenere in mano, lo puoi mangiare. Ok. Se non lo puoi, coi definitivi, invece, se non lo puoi tagliare con la forchetta, lo puoi mangiare. Ok, voi provate a privarvi dal coltello, tutto ciò che potete mangiare con la forchetta lo potete mangiare. Tutto ciò che invece necessita di coltello è meglio se lo evitate, coi definitivi. Ci sono le carni che puoi tagliare con la forchetta, il filetto, le carni ben cotte, quelle, lo spezzatino buonissimo, il goulash, ce n'è di carni buone. E poi, quella no, ma non perché non la puoi mangiare, ma per il discorso ti dicevo che starai stringendo, starai sviluppando molti newton in quel momento, molta forza, megapascal, che alla fine se c'è qualcosa tra i denti sentirai solo track, non senti male, non senti male. Con le, ricordatevi che sono delle cose avvitate in bocca morte che non hanno sensibilità, quindi non avrete un feedback nel momento in cui qualcosa va tra i denti. L'unico feedback che vi rimane sono le fibre muscolari che hanno all'interno di un'innervazione che più o meno dice al cervello come sei messo, se sei messo così, così, dà un'idea al cervello di dove stanno le tue parti del corpo nello spazio quando le muovi. E in più l'articolazione ha un'innervazione che dice più o meno quanto forte stai stringendo. Ma se mangi pure di patate è difficile che stai stringendo. Statisticamente, se mangi cibi, cioè voglio dire, il miglior metodo per non fare incidenti stradali è rispetto ai limiti di velocità. Ancora meglio non mangiare la flebo. No, però se voi non eccedete nell'utilizzo di queste simulazioni, di queste protesi ortopediche, è ovvio che la protesi non si rompe, cioè il braccio, la gamba artificiale non si rompe se non salti da 3 metri. Salti da 3 metri, poi ti meravigli che si è rotta, hai superato i limiti di flessione dei materiali, certo, è una protesi, è una cosa artificiale quella che si può rompere. Quindi le protesi devono essere controllate da voi in primis a casa, controllate da un igienista ogni tot mesi. Se l'igienista non è formato, gli diciamo noi cosa deve controllare, ci sono dei link che gli inviamo. E devono essere poi controllate nel tempo anche da noi. L'ideale, vi ho detto, ogni tot anni veniteci a trovare. Ci sono pazienti che sono spariti dai radar. Sì. Da anni e anni, anni che non vediamo, non sappiamo se sono finiti in galera oppure se sono morti. Genere quando sono morti lo sappiamo, se sono in cura. No, ci chiedono i familiari i soldi indietro. Allora noi dobbiamo verificare che lui sia veramente il familiare. Allora gli chiediamo i documenti per... Capita. Come? È l'eredità. Però capita delle volte, la cosa più difficile sono le famiglie grandi, dove uno chiede i soldi, no, devi darci il documento anche di tutti gli altri, che noi tu sei la persona a cui bonifichiamo i soldi. Perché magari si fa avanti, sai, il solito fratello, quello che vuole scappare con la casa, prende tutto e poi non dà niente ai fratelli. Come? Perché ha ereditato gli impianti del fratello, no? No, il credito che aveva. Però capita, muoiono pazienti ogni anno, muoiono 5-10 pazienti all'anno. E di che ricordo il posto? Se avevano i crediti, se avevano i crediti. Una roba da fare. Perché muore un paziente da noi? Perché smette di respirare. E perché? Smette di respirare. Hai ingoiato la protesi. Noi lavoriamo con pazienti che non hanno 20 anni, cioè la nostra fascia di età va dai 50 ai 70. E più delle volte la bocca è un riflesso di come uno si è maltrattato. Cioè noi curiamo, come dire, il cavallo lo vedi guardandolo in bocca, no? La salute del cavallo. Se uno ha perduto tutti i denti, quando non muore in genere prima del tempo, quando li ha perduti per incidente stradale. Okay. Ma se uno c'ha avuto la piorrea, in più affumava e ha peggiorato le cose, non solo la bocca è danneggiata, ma anche i polmoni, anche gli altri organi. E quindi magari quel paziente non ha più un'aspettativa di vita di 84 anni, ma ce l'ha di 70, 65. E quindi
sono tante le cose che influiscono, però ti dico, capita ogni anno che ci sono quei pazienti che passano una miglior vita, perché lavoriamo con una categoria di pazienti che sono in una curva gaussiana della popolazione che il fisico ha sofferto di più. Okay. Anche non alimentarsi bene per 20 anni non fa bene al fisico. E questo... anche se uno lavora proprio tanto, anche quello. Il lavoro. Uno che si stressa. Ma il risarcimento lo chiedo te. C'è l'espianto degli impianti, per caso. Qui possono